Dante, l'antico corno, a preannunciare la battaglia, a radunare le truppe di cavalieri e arcieri con frecce da scoccare, spade da brandire, lance da scaraventare con forza per accantonare le parole di pace e dare spazio a gesti tesi a scacciare gli invasori. Taranto è stata tutto questo nel 1060, anno dall'eco medievale che ha segnato la storia di una terra fatta dominio di popoli e guerrieri. E qui, nella zona dei battendieri, chiamata così perché vissero i monaci che lavoravano la lana battendola per renderla morbida come seta, che le prodezze epiche dell'esercito di Bisanzio e dei cavalieri del normanno Roberto il Guiscardo ritrovano vita negli occhi di chi tramanda con valore un passato fatto di suoni e avvertimenti che consegnano all'oggi conflitti remoti. Questa è una battaglia che riprende un momento storico molto intenso di scambi culturali. È un'Italia del Sud contesa tra Longobardi, Normanni e Bizantini. Questo è l'unico e il più rappresentativo in Italia. La preparazione alla battaglia è scandita da cise liturgie, tratte da manuali iconografici e archeologici che hanno saputo affidare al presente un tempo lontano, in cui a incutere reverenziale timore era il semplice schioccare di ferrose lamelle. Il certame è uno scontro di culture belliche e di saperi tra i bizantini, figli dell'impero romano d'Oriente, e i normanni, oppressori di stirpe vichinga e animo guerrafondaio. Tutti i valorosi cavalieri sembrano quasi vezzeggiare Clibanion, la corazza di antichissima tradizione che intreccia metallo e cuoio, Bombachion, la giubba imbottita e impunturata che preservava il busto da lame affilate, elmi e armi, tutti da impugnare a difesa di vessilli e drappi. Eroici cavalieri animati da fedeltà a impero e terra covavano anime dense di devozione. Il Trisagion, la preghiera rivolta alla Santissima Trinità, si amalgama alla supplica a San Giorgio, martire e patrono di arcieri e soldati, che veglia su anime pronte a sconfiggere avversari e paure. L'elemento base dell'esercito bizantino era la decarchia, quindi una base di circa 12-14 uomini, cui erano suddiviso tra scudati, cioè fanteria pesante, e fanteria leggera con lancieri o giavellottisti, detti schermagliatori, e ovviamente arcieri. Se equipaggiamenti e abiti sono testimonianze storiche di cui vi è certa traccia tra i reperti emersi da scavi condotti in Anatolia e da racconti impressi sui manuali di battaglia bizantina, nel ricordo del combattimento avvenuto quasi in riva al mare vi sono piccole e sorprendenti digressioni. Io sono qui in rappresentanza delle donne arciere bizantine. Questo forse è l'unico aspetto non filologico della battaglia, però come privarci del piacere di poter partecipare a un evento così importante? Diciamo che possiamo fare un piccolo stop alla regola. La lotta è un avvicendamento di attacco e difesa, in cui chi muore rinuncia alla propria vita per un alto ideale di fedeltà all'impero e a una terra che accoglie nella sua immane bellezza pagine di una storia epica, valorosa e cruenta. Questo ambiente con i covoni gialli, con queste ulivi verdi, con questo mare così calmo, no? Che specchia il cielo, sembrava giustissimo per una rievocazione medievale. Chi camminava fra gli accampamenti, chi camminava per vedere la battaglia medievale, era come se si fosse spostato nel passato.